La vita nell'universo è uno degli aneliti più affascinanti e ancora insoluti a cui la civiltà moderna sta cercando di dare in svariati modi una risposta. Si tratta di un dilemma a cui è molto difficile rispondere con precisione. Non possiamo infatti ad oggi osservare direttamente tutti i pianeti che esistono nell'universo, ma solo quelli che transitano davanti alle loro stelle e che sono quindi rilevabili dai nostri telescopi. Inoltre, le condizioni per l'abitabilità di un pianeta dipendono da molti fattori, come la distanza dalla sua stella, il tipo di atmosfera, la presenza di acqua e di altri elementi chimici, almeno per quello che conosciamo oggigiorno. Tuttavia, possiamo fare delle stime basate sui dati che abbiamo raccolto fino ad oggi. Secondo una recente ricerca che utilizza i dati del telescopio spaziale Kepler, nella nostra galassia potrebbero esserci fino a 300 milioni di pianeti potenzialmente abitabili. Perché ci sia vita, dovunque nell'universo, è necessario, allo stato attuale delle conoscenze, che ci sia l'acqua. Un pianeta potenzialmente abitabile, quindi, deve avere acqua allo stato liquido in superficie. Ma la nostra galassia è solo una tra le miliardi che compongono l'universo. Se consideriamo tutte le altre galassie, il numero di pianeti potenzialmente abitabili potrebbe essere molto più alto. Alcune stime arrivano a darci un valore di 40 miliardi di pianeti abitabili solo nella Via Lattea, mentre altre addirittura parlano di quintilioni, cioè un 1 seguito da 30 zeri di pianeti abitabili in tutto l'universo. Ovviamente queste sono ipotesi basate su modelli matematici e statistici. Non sappiamo se questi pianeti esistano davvero, né se ospitino forme di vita simili o diverse da quelle terrestri. Per scoprirlo dovremmo essere in grado di viaggiare nello spazio o attendere che questi vicini cosmici si rendano palesi tra di noi. Questo ovviamente non nega assolutamente la possibilità che qualcuno di loro sia già qua tra noi. Ma a quanto pare la loro timidezza li ha resi restii ancora a palesarsi pubblicamente. La domanda sulla possibilità di vita nell'universo è ovviamente una delle più affascinanti e complesse che gli esseri umani si pongono ormai da moltissimi secoli. Non esiste una risposta definitiva, ma solo ad oggi ipotesi basate su dati scientifici e non solo, modelli matematici e ragionamenti statistici. Tra questi uno dei più recenti e interessanti è quello proposto dallo scienziato David Kipping, che ha usato la tecnica matematica dell'inferenza bayesiana per stimare la probabilità di vita e intelligenza su altri pianeti. L'inferenza bayesiana è un metodo che permette di aggiornare la probabilità di un'ipotesi in base alle evidenze disponibili. In questo caso, l'ipotesi è che esista vita intelligente al di fuori del nostro sistema solare e le evidenze sono le informazioni che abbiamo sulla storia della vita sulla Terra. Kipping ha infatti considerato quattro possibili scenari. Il primo, la vita è comune e spesso sviluppa intelligenza. Il secondo, la vita è rara ma spesso sviluppa intelligenza. Il terzo, la vita è comune e raramente sviluppa intelligenza. Il quarto e ultimo, la vita è rara e raramente sviluppa intelligenza. Applicando le formule matematiche bayesiane, Kipping è arrivato alla conclusione che lo scenario di vita comune è almeno nove volte più probabile di quello raro. Questo perché la vita sulla Terra è emersa relativamente presto, circa 300 milioni di anni dopo la formazione degli oceani. Quindi se un pianeta ha condizioni simili a quelle della Terra, non dovrebbero esserci problemi per la creazione della vita. Tuttavia, per quanto riguarda l'ipotesi che queste forme di vita possano essere complesse, o intelligenti, le probabilità sulla base delle nostre conoscenze attuali sono molto più incerte. Kipping ha stimato che la possibilità che la vita evolva verso l'intelligenza sia solo leggermente superiore al 50%. Questo perché l'umanità è comparsa relativamente tardi rispetto alla finestra abitabile della Terra e quindi il suo sviluppo non è stato, almeno fino ad oggi, un processo facile. Questo però non esclude che su altri pianeti forme di vita intelligente possano essersi formate prima, soprattutto per la presenza di condizioni diverse e forse migliori rispetto a quelle presenti sul nostro pianeta. Questo studio è uno dei tanti tentativi di affrontare il cosiddetto paradosso di Fermi che fondamentalmente si chiede se l'universo è così vasto e antico dov'è tutta la vita intelligente. Un paradosso che per quanto sia ancora oggi ampiamente utilizzato, è stato ampiamente superato da teorie parallele che spiegherebbero il motivo di tutto questo apparente silenzio. All'interno di questo discorso, poi ovviamente non consideriamo tutti quelli che sono altri elementi e magari anche inferenze che potrebbero avere visto sul nostro pianeta una interazione intelligente in tempi estremamente antichi. Altri approcci sono quelli basati, ad esempio, sull'equazione di Drake, che cerca di stimare il numero di civiltà avanzate nella nostra galassia o quelli basati su simulazioni computerizzate che cercano di modellare i fattori che influenzano l'emergere e il declino delle civiltà. Possiamo dire che statisticamente la vita nell'universo è altamente probabile, ma non sappiamo quanto sia diffusa e diversificata. L'intelligenza, invece, potrebbe essere forse un fenomeno molto più raro e prezioso, che richiederebbe condizioni particolari e fortunose per manifestarsi. Sono ipotesi che debbono ancora trovare una validazione, ma vista anche la infinita quantità di sistemi solari presenti nell'universo. Ritengo poco plausibile che non si siano sviluppate un numero considerevole di civiltà intelligenti e quindi anche avanzate. Questo ci rende ancora più consapevoli della nostra responsabilità nel preservare e nel valorizzare il nostro pianeta e la nostra specie. La formula di Drake è un modo per stimare il numero di civiltà al di fuori del nostro pianeta, esistenti e in grado di comunicare nella nostra galassia, la via Lattea. Tuttavia la formula dipende da molti fattori che sono incerti o sconosciuti e quindi il risultato può variare enormemente a seconda delle ipotesi che si formulano. Inoltre la formula non tiene conto di altri aspetti che potrebbero influenzare la possibilità di vita nel cosmo. Come ad esempio i campi magnetici planetari, i fenomeni catastrofici e anche le cosiddette colonizzazioni interstellari. Moltiplicando tutti i fattori della formula di Drake, però si ottiene un valore per n, cioè di possibili civiltà avanzate e intelligenti, che va da un minimo di circa 10 alla meno 7 a un massimo di circa 10 alla sesta. Questo significa che solo nella nostra galassia potrebbero esserci da meno di una, cioè noi, ovvero un valore assai irrealistico per non dire impossibile, a più di un milione di civiltà esterne al nostro pianeta. Come si può vedere la risposta è molto ampia ma allo stesso tempo molto incerta e dipende fortemente dalle assunzioni di base che si hanno e che sono in costante cambiamento a seguito delle direi quasi quotidiane scoperte in campo astronomico. Questo valore però ci dice come la vita su altri pianeti sia un fenomeno altamente probabile e che l'esistenza di civiltà intelligenti non sia così raro come si credeva fino a solo 20 o 30 anni fa. Se volessimo essere ottimisti, come siamo noi, potremmo pensare che la vita sia comune e spesso sviluppi intelligenza e quindi anche tecnologia. In questo caso potremmo avere migliaia o meglio milioni di vicini galattici con cui entrare in contatto. Se invece vogliamo essere pessimisti, e non lo siamo, possiamo pensare che la vita sia rara e raramente sviluppi intelligenza e tecnologia. In questo caso potremmo essere soli o quasi nella nostra galassia. Personalmente non lo ritengo minimamente probabile. In ogni caso dobbiamo tenere presente che la Via Lattea è solo una dei miliardi di galassie nell'universo. Quindi anche se la probabilità di vita fosse molto bassa nella Via Lattea non sarebbe nulla e non escluderebbe che altre forme di vita esistano e possano spostarsi su altri pianeti e in altre galassie. Assistiamo spesso a facili giudizi sulla nostra quasi unicità e sulle enormi distanze che impedirebbero viaggi da un pianeta all'altro, ma si tratta solo di speculazioni pessimistiche, mentre la scienza ci dice ormai da molto tempo come il cosmo intero sia probabilmente pieno di vicini che attendono solo di incontrarci.